Una casta. Allora, intanto bisogna dire una cosa, che io voglio esprimere la mia vicinanza, il mio senso di profondo disagio nei confronti della povera Salis e di Bonelli, che ho sentito dire su questa televisione che è uno scandalo usare l'immunità per non andare in galera, dopo che hanno costruito la campagna elettorale candidando una che corre dietro col martello alla gente per darle l'immunità. Cioè, quindi, praticamente il messaggio che è arrivato da questa dichiarazione di Bonelli è: se Toti esce con un martello e corre dietro alla gente, gli diamo l'immunità. Se invece qualcuno finanzia la sua campagna elettorale, poi, giustamente come ha detto Di Pietro, cioè noi siamo nel punto che dovremmo farci finanziare da quelli amici dell'opposizione, cioè dell'altra parte politica, in modo che ognuno, come facevano con le mogli parlamentari che non potevano mettere la moglie, allora la moglie la davano al vicino di banco e si scambiavano. Questo sta succedendo, cioè io devo garantire che chi mi finanzia, cioè mi dà i soldi perché poi io lo mandi a cagare, invece che per costruire insieme un'idea. Allora, il reato è una cosa, in America la campagna elettorale funziona così: Kamala Harris 400 milioni di dollari, Trump 390, 410 520, cioè dovrebbero farsi l'ergastolo. Se avessero un PM ligure, questi qui andrebbero all'ergastolo. Quindi, scusa, fammi finire. Certo. Attenzione, signori, la politica non legifera se non in casi di emergenza in questo paese. Quindi, alluvioni, c'è la legge. Allora, l'Usi fu finì in un'inchiesta perché gli tesoriere della Margherita di aver rubato, lo ricordiamo, milioni di euro, e fu cancellato il finanziamento pubblico con la gente con le forche in piazza. Adesso scopriamo che non si può essere finanziati dai privati, fermi tutti, non c'è neanche rinvio a giudizio praticamente, deve cominciare un processo. Sì. Stiamo parlando del grande show accusatorio, i riflettori qui sono solo sull'accusa, finita l'accusa il pubblico se ne va e tutto va avanti, e adesso aboliremo anche quello privato. Perché? Perché c'è un altro reato. Perché noi, è la politica che è succube della magistratura, hanno ragione i magistrati a fare così. Perché ogni volta che dicono una cosa, anche se è una scemenza, la politica legifera di conseguenza. Perché è succube dai tempi di quel signore là, di Di Pietro, culturalmente alla magistratura. Quindi è giusto che soccomba finché non torna a vivere di mente propria. Solo una politica non succube della magistratura può proporre misure come scudi penali. No, è succube uno che propone scudi penali. Scusa, è succube. Allora, intanto vorrei. Allora, la questione della Salis era un po' diversa. Insomma, detenuta in un paese straniero in condizioni degradanti da un anno. Durante tutta la campagna quindi elettorale. Non, io quindi, le condizioni degradate le vedo a Scampia, non in Ungheria. Aspetta. La Salis è una pluricondannata che avete mandato a prendere una poltrona che ha scritto nessuno che è in vacanza perché Tommaso, lei si deve riposare. Ti ho ascoltato. Si deve riposare. E questo signore che usa l'immunità per darle 20.000 euro al mese viene a dire me a noi che non possiamo parlare di immunità. Ma per piacere. La cortesia ma di ascoltare per piacere. La mia opinione allora, come per io piacere, ho ascoltato la tua. Ma è una cosa. Ma almeno stia zitto. Almeno stia allora zitto. Allora, adesso almeno zitto. Magari proviamo con la nostra Cancelli no, a portare Bonelli, così devo replica. Devo dire una cosa. Replica, ha parlato nel servizio, non è che me lo sono inventato io, l'avete mandato in onda voi. Però cioè, bisogna che ci diamo un ordine. Autorevoliamoci, io ascolto lui, lo ascoltami anche se non è d'accordo, poi sì, magari chiaro, lo dice dopo. Con piacere, sono anche d'accordo, non mi piace quando difendi l'indifendibile, le cose che anche tu pensi. Non ho difeso l'indifendibile, ho detto semplicemente che sono due condizioni molto diverse, quella di Toti ai domiciliari. Perché una verrà assolta, lei è stata condannata. 85 giorni e una incatenata in Ungheria da un anno, un po' diverse, no? Uno a casa e l'altro incatenata in Ungheria, cosa un po' diversa. Anche in Italia ci detto sono questo, ha parlato del paese dei un momento. Cioè, ma ragazzi, ma devono imparare da noi come abbi pazienza. Il paese di direttore, aiutami a fare il mio mestiere. Ci mettiamo d'accordo perché io ho attraversato il mio primo mandato parlamentare con i cori onestà. Certo. Da parte del Movimento 5 Stelle. Oggi ascoltiamo i cori impunità. Allora, in questo paese bisogna che ci mettiamo d'accordo che la magistratura è un potere dello Stato separato rispetto agli altri. C'è un equilibrio costituzionale perfetto che i nostri padri costituenti hanno immaginato proprio per evitare che ci siano situazioni di prevaricazione di un potere sull'altro. Detto questo, io penso che oggi dire che un presidente di regione debba avere uno scudo
È una follia, perché a questo punto, perché non lo deve avere un amministratore delegato di una grande azienda, visto che ha sotto di sé centinaia o migliaia di lavoratori, e perché non lo devono avere i medici? E perché la Salis sì? Aspettate. Perché solo la Salis sì? Questo devi rispondermi. No, perché io sono d'accordo con te, ma non voglio che però se ci però sia la Salis che invece ce l'ha. Posso tu finire? Mi devi dire perché la Salis alleata con voi invece usa l'immunità per andare in Parlamento e togliersi dal processo. Questa è la risposta che voglio io. Perché tuo ragionamento fili? Perché se no voi dovrete dire Bonelli, però la Salis se deve usare l'immunità per saltare il processo, Tommaso, non la vogliamo. Mentre voi l'avete applaudita e la state difendendo, poi l'immunità vi va bene solo per quelli che vi piacciono a voi. Facciamo passi avanti. Ci sono i reati buoni e ci sono i reati cattivi. Facciamo un passo indietro. L'immunità non ti protegge dal processo, lo sapete perfettamente. Beh, vediamo come va a finire. Perché verrà processata comunque e condannata o assolta, perché l'immunità non ti protegge dal processo. Intanto quindi non diciamo cose che non sono vere. Dopo no? 15 mesi di detenzione. Carcerazione incatenata. Scusate una cosa, posso dirvi una cosa? Questa scemenza dei 15 mesi, ma voi cosa ne sapete di quei 15 mesi? Avete letto una carta di quel processo? Io l'ho vista incatenata. Voi vi rendete conto che quando si è candidata abbiamo scoperto che occupava le case e non lo sapevano neanche loro? Ed è diventata la paladina delle case perché non sapevano degli altri reati che ha compiuto. Cioè c'è solo una persona in Italia che merita l'immunità, Mattarella e la Salis. Questa non è la mia costituzione, non è la mia sinistra e non è la mia uguaglianza. Rapidamente, perché devo sentire Merlo e Di Pietro. Da parte di